stavamo cercando di andare contro tendenza, forse l'ha stato capito un po' questa cosa, ha detto vediamo se in un mondo e in un posto dove si proclama tanto il DevOps riusciamo a far capire che anche il DevOps è il fratello buono per i dev e buono anche per gli ops. Che cosa abbiamo fatto? Sostanzialmente abbiamo fatto una case study che però ha le fondamenta su tante piccole richieste che ci vengono dalle aziende più grandi, ok? Quindi in realtà è un'esigenza che troviamo molto 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 spalmata su quelli che sono i nostri clienti. Chi è che non conosce Atlas e chi non conosce Erzum? Vabbè, Erzum banalmente siamo da sempre, siamo partiti con la parte metodologica, Peter Erzum, il fondatore, faceva proprio metodologia, siamo diventati l'Erzum Group fondato nel marzo del 2000, quindi ormai sono un po' di anni che si occupa di metodologia ed Atlassian, abbiamo clienti in più di 17 paesi. E questo mese riusciamo a vedere anche in Svizzera, quindi siamo presenti con due sedi in Italia. In realtà si sta aggiungendo un'altra sede nell'America sulla costa ovest. Insomma, siamo un'azienda che ha una visione abbastanza diversificata sulle problematiche che riguardano sia il mondo dell'organizzazione dell'agile, quindi del DevOps, sia proprio sull'applicazione come pratica dei prodotti Atlassian. Naturalmente lo facciamo solamente Atlassian, ma facciamo molto anche Agile Transformation. Allora, che in questo periodo, devo dire, è una delle attività più richieste. E noi abbiamo il nostro team dedicato all'Agile, sono due mondi che si parlano moltissimo, la parte metodologica e la parte pratica, e quindi noi fondamentalmente ci presentiamo sempre come un po' quella società che riesce a gestire un po' tutto questo processo. Prima di tutto, quanti di voi conoscono Atlassian? Tutti, dai. Quindi siamo allineati un po' su tutti. Noi sulla parte di Atlassian, diciamo che siamo lato enterprise, cioè i nostri clienti lato enterprise, ce l'abbiamo un po' su tutti i settori. Quindi la parte buona, anche neanche tu. La parte buona è che sono strumenti, sono logiche, possiamo chiamarli quasi framework, che in realtà non hanno un'applicazione specifica, ma sono talmente utili da poter essere veramente applicati in tutti i settori. Ed è la prima cosa che Atlassian ci dice. Distribuzione sul territorio, vabbè, lato enterprise, copriamo praticamente dal centro Italia in su, perché le enterprise più grosse in realtà di fatto sono posizionate così in Italia. Allora, Atlassian è fondamentalmente ormai uno stato di fatto e è praticamente uno dei software più diffusi in assoluto per la gestione di processi e di team. Panoramica brevissima, naturalmente ci sono, tutta la tool chain guarda un po' tutti i settori, dalla parte di conference, di gestione dei processi. No, dove? E soprattutto per tutta la parte di team collaboration. La caratteristica principale è che la toolchain naturalmente si collega a tutta la serie di plugin e sono più di 3.000, siamo arrivati ad oggi in qualche in pochi anni, cioè ce n'è uno molto famoso. Però fondamentalmente è stata la forza della diffusione di Atlassian. Quindi, lasciando come obiettivo la parte di gestione del team e cercando di applicare un po' quelle che sono tutte le pratiche, sia a livello metodologico che a livello di strumenti, oggi l'80% delle aziende più grandi al mondo
l'80% delle prime 100 del mondo utilizzano una soluzione Atlassian. Questo non significa che solo le grandi lo utilizzano, ma vi dà il senso di come si è diffuso. In realtà il grosso mercato che Atlassian ha è anche sulle piccole aziende, soprattutto sulle start-up. Vabbè, detto questo, passiamo un po' a qualche concetto. Secondo voi è vera questa cosa qui? Cioè, è vero che il software sta mangiando il mondo? E soprattutto il software ormai governa la maggior parte delle attività che ricoprono qualsiasi tipo di settore. Detto questo, la vera differenza tra qualche anno fa e questa parte è che è cambiato il modo di fare software, quindi non c'è più solo la parte di programmazione banale, ma adesso la metodologia agile, quindi la velocità per rilasciare assolutamente delle software sempre più con caratteristiche sempre migliori e in maniera più veloce, è diventato fondamentale. Allora, c'è un dato molto, molto simpatico, quella che è la nuova normalità cosiddetta, cioè la diffusione dell'agile e del Git, cioè come tutti gli sviluppatori, quindi sapete qual è la logica dell'utilizzo del Git. Se voi ci fate caso e guardate un po' di dati, faccio così per far capire. Allora, l'agile per team maggiori di 150 persone, cioè supera ormai l'84%. Il Git è un po' al contrario, supera l'86% per team minori di 10. C'è anche c'è la cassa di altri sistemi. Sì. Ma la cosa interessante è questa qui, cioè nel senso che adesso se tu hai delle aziende grandi e vuoi cercare di rimanere sul mercato per lo sviluppo, non puoi fare a meno di fare agile, cioè non puoi fare a meno di organizzare i team in modo che siano affidabili e produttivi. Come lo fai con questa cosa? Anche applicando logiche, e quindi logiche di sviluppo di un certo tipo, che però sono più facili da implementare in team più piccoli. Quindi il punto di incontro è esattamente su tutte le aziende tra i 50 e i 100. Vabbè, naturalmente sappiamo tutti quello che è un po' le problematiche del mondo dev e del mondo ops. Quello che dobbiamo cercare di fare è che il DevOps si cerca di portare un po' ad una pacificazione, è che di fatto in tutte le aziende un po' i settori sono un po' divisi in silos, no? Quindi bisogna cercare di capire come far comunicare il dev con l'ops e quindi avere sia la parte di sviluppo che la parte infrastrutturale che vanno di pari passo. Questo è ormai il diktat, ma creare gruppi di lavoro che si parlano e quindi rompere i silos è esattamente quello che vuole l'agile. Quindi la parte teorica e la parte pratica è cerchiamo di fare dei team quanto più con tutti gli elementi che ci servono per risolvere un problema, iterazioni veloci, e quindi di fatto arrivi alla logica di DevOps. Quindi siamo nel posto giusto, questo si chiama Incontro DevOps Italia. Quanto voi cercano di fare DevOps realmente? Formazione, stagioni, vogliamo arrivare a fare questa cosa? Cosa fa la vostra azienda? Cioè, da chi sviluppa plugin a chi magari cerca di arrivare a questi compromessi? Penso che questo sia un punto d'arrivo, no? Se siamo qua è perché dobbiamo cercare di capire come fare interagire gli sviluppi e quindi i team di sviluppo con la parte del, dove non si devono perdere dei pezzi in mezzo. Quindi, secondo Atlassian e un po' anche secondo la logica che abbiamo detto fino adesso, possiamo tranquillamente riassumere che il ciclo di vita del DevOps è un po' rappresentato da un'iterazione continua che ripete ciclicamente fino all'ottimizzazione massima di quello che è lo sviluppo e la parte di deploy. Come abbiamo detto, il punto, chissà se c'è anche, il punto di vista è proprio che l'integrazione in realtà la fa da padrona, non è tanto la parte di sviluppo. Quindi oggi da qualsiasi punto di partenza
decidiate di iniziare, appunto, sicuramente trovate uno degli elementi che utilizzate all'interno di questa slide, che è stata presentata nello scorso summit a Barcellona, summit di Atlassian europeo, però di fatto si arriva sempre lì, bisogna fare interagire gli elementi come le persone, quindi l'obiettivo è proprio, e la sfida è proprio questa qua. Fino a qua penso che siamo un po' tutti d'accordo, giusto? Cioè, esperienze, tanto siamo pochi, possiamo parlare tranquillamente. Come funziona il vostro team? C'è questa attenzione, l'avvertite? Voi cosa fate, cosa ci siete? Tanto ci abbiamo tutto il tempo che vogliamo. Noi siamo una 30 persone, tra bicicletti, sviluppatori, insomma, vari figure, e abbiamo due ops. Di cui siete voi? No. I dev. I dev sono una decina. E quindi, ma i vostri ops riescono ad entrare nel vostro ciclo di produzione, oppure sono un po' subiscono, nel senso che abbiamo bisogno di questa roba, loro fanno la parte di testing, quando va su produzione, uno subisce l'altro, per sparire comunque. Anche quindi fino a ora, insomma, oggi siamo un paio d'anni che stiamo lavorando per migliorare le interazioni. Vabbè, è un mondo web. Quindi vabbè, quindi per dire di persone il rapporto 2 a 2 ops contro quanti sviluppatori? 10. Quindi ok, il 20% è un po' quello che è abbastanza comune, no? Perché no, come sapremo molto di più rispetto alla parte ops. Quindi se tu fai un team di sviluppatori, come fai a gestire il tempo dei dev? Se un dev sicuramente guarderà più progetti. La logica è la formazione, nel senso io interagisco con la parte di dev, cerco di automatizzare il più possibile, quindi è vero che faccio cicli agile, è vero che cerco di mettere tutti nelle stesse condizioni, ma la vera iterazione del DevOps avviene quando la parte messa in produzione presenta delle variabili, oppure bisogna fare dei test, bisogna controllare dei risultati, perché no, il dev produce molto meno rispetto a quello che produce l'ops, produce molto meno rispetto a quello che produce il dev nell'evoluzione del software stesso, no? Quindi l'obiettivo è proprio quello di abbattere un po' tutte quante le frontiere. Perfetto, quindi si va in quella direzione, si fa la formazione, ci cerca di creare le condizioni affinché questo accada, ma di fatto c'è un problema, che questa cosa non è sempre un processo lento, non è sempre un processo molto lento, proprio perché c'è quella differenza anche che dicevamo prima, fra anche numericamente, quindi iterazioni. Però è stato dimostrato che tutte le pratiche di DevOps hanno portato ad un incremento del modo di concepire la build in maniera molto, molto diverso. Siamo passati da un fattore 30, diciamo, di deploy nel 2005 ad un fattore 200, cioè nel senso la logica, la velocità con cui oggi si fanno deploy è diventata veramente molto, molto maggiore in un solo anno, proprio perché le variazioni sul software sono molto più governabili. Vi ci riscontrate in questa roba qua, cioè nel senso del vostro percorso di dev? È vero che c'è questa evoluzione, cioè nel senso prima sì, magari si faceva molto più dev e poi si mandava su produzione, invece adesso le build sono molto più frequenti, vi ci ritrovate, te, cosa dev, ops, quindi sei il 20% anche di cui prima, anche meno. Vabbè, quindi se è un dato che ti ci ritrovi, su cui la parte i tuoi amici dev ti mandano su cose da mandare in produzione in una maniera. Sì, poi alla fine si cerca di evitare anche il fine settimana, però capitano anche la legge classica, evitiamo i buchi per Marte.
Sì, però allora dicevo, vabbè, siamo tutti d'accordo, dobbiamo metterci a organizzarci. C'ho un'idea. Visto che stiamo qui e stiamo parlando di DevOps, ma se noi facessimo un Ops, bellissimo, il dev a casa loro, gli Ops a casa loro, si crea questa condizione per cui in realtà sembra tutto più facile, no? Cioè, nel senso che si fa le sue ricette, se le prescrive, ma in realtà questa conduzione è una condizione abbastanza frequente, anche se non ce ne rendiamo conto. Il problema qual è? È che nel momento in cui abbiamo una certezza, cioè che il DevOps deve essere il nostro futuro, abbiamo cominciato mentalmente a organizzarci, dici no, adesso dobbiamo fare DevOps, ma perché? Perché l'automazione, quindi chi è che c'ha il bambino? Hai mai provato a tenere le ciucce in un momento di crisi ad un bambino? Cioè, quello è panico veramente. Togli il ciuccio è la fine. Ed è proprio un fattore mentale. Cioè, in realtà l'obiettivo dovrebbe essere quello di vedere che cosa l'automazione ti riesce a portare come beneficio. Non è importante che sia DevOps e quindi per forza di interazione, ci sono dei casi in cui conviene, ma ci sono dei casi anche in cui assolutamente non conviene avere interazione. Quando si sa esattamente che cosa si deve ottenere, probabilmente una situazione di questa natura è molto più proficua. E secondo voi in che caso ci troviamo in cui una logica pass platform as a service, cioè a me mi serve una cosa in quel determinato momento e me la tiro su. Io sviluppatore non ho voglia di richiamare il mio sistemista per cui gli devo dire tirati su questa cosa, perché tanto è sempre quella da una da questa parte, e che cosa interagisce a fare. Quali sono i casi in cui si verifica questa condizione, secondo voi? Quando il progetto è semplice. Poi? Dai, dev. C'è collaborazione tra il culmine della collaborazione del prossimo, perché il risultato non è questo. Quindi è una cosa che ci ho pronta, se devo parlare. Ma se ce l'hai pronta che significa? Che qualcuno ha preparato, sì, in modo che io potessi usarla. Quando è tutta l'umanità. È tutta l'umanità, la sai. Quindi DevOps interviene nel momento in cui tu hai delle variabili da analizzare. Quindi io devo dare delle informazioni nuove al mio Ops, e quindi la logica del DevOps mette lui in mezzo al ciclo di iterazione, per cui ci sono dei controlli da fare insieme. Ma la maggior parte delle volte, per esempio, test, demo, tiratemi fuori altri 500 esempi di questo genere, in realtà non c'è bisogno di un'iterazione. Quindi in realtà noi stiamo usando gli stessi identici strumenti per fare DevOps, ma per fare no ops. E allora ho detto, vabbè, perché abbiamo detto cerchiamo di portare avanti questa resistenza? Perché ci siamo trovati nel mezzo proprio di cercare di utilizzare le piattaforme per questo motivo. Cioè, il nostro caro Giuseppe, che è un ops, ha detto, ma ogni volta che tu vai in giro a rompere le scatole di qualcuno e devi fare una demo, devi chiamare me. E poi mi dici sempre le stesse cose, mi serve questo e questo, mi servono questi dati, io ci passo mezza giornata per tirarti sulla macchina, poi la macchina viene dimenticata, non viene aggiornata, e quindi dopo un mese in realtà lui deve fare delle modifiche il giorno dopo. Quindi voi due siete amici, il giorno dopo. E allora ho detto, vabbè, cerchiamo di andare un po' oltre, vediamo di automatizzare queste cose, nel senso, se l'Ops sa esattamente quali sono le strutture da mantenere e fare evolvere nel tempo, e quindi sa quello che devi fare, gli aggiornamenti, i test, cioè tutti gli ambienti che servono per fare determinate cose, lui si occupa di tenerli in linea. Ma la richiesta non deve essere sincrona alla sua presenza, cioè lui va per un suo valore, per un'esigenza definita, e io con gli strumenti di automazione vado per la mia esigenza definita. Però la cosa più importante che bisogna capire è che non c'è un elemento di iterazione, cioè non c'è una novità in questo ciclo. Allora sì, che conviene parlare di DevOps. E noi siamo fatti due calcoli e abbiamo detto, oh, risparmiamo un sacco di tempo. Quindi abbiamo provato a fare una cosa. Ci sono molti clienti che ci chiedono, per esempio, di fare appunto, noi facciamo soprattutto gestione dell'installazione on-premises, di soluzioni, integrazione, eccetera.
E quindi abbiamo detto ci creiamo un po' un parco, per cui quando ci va l'installazione, clic clic clic, andiamo avanti e ci tiriamo la nostra bella suite pronta all'uso. Però dov'è che vogliamo arrivare? In realtà vogliamo andare un po' molto oltre, cioè vogliamo cercare di crearci un po' un servizio, in modo che questa cosa, che oltre per servire a noi internamente, possa servire anche ai nostri clienti. La tecnologia ce l'abbiamo, la parte di governance ce l'abbiamo, perché non farla arrivare? Quindi, sotto punto di vista di operatività interna, la cosa più semplice è applicare questa logica per parti di demo di test. Cioè tutti ambienti di test e tutti ambienti di demo. Quindi per quello che riguarda voi, che siete gruppi un po' dev, un po' ops, la prima cosa sarebbe identificare quelle che sono le cose che non cambiano, quelle dove non c'è iterazione fra le due parti. Se non c'è iterazione non è detto che non ci sia automazione. Noi l'abbiamo identificato e siamo andati avanti. Quindi sotto il punto di vista dei servizi che l'azienda può regalare è il bisogno del cliente, cioè quando le richieste diventano ripetitive, diventano sempre uguali, c'è cioè bisogno di mantenere dietro degli ambienti, non c'è bisogno di fare box, ma perdere il tempo, buttare dentro l'iterazione un sistemista che in realtà sa già benissimo che cosa deve produrre e quindi può guardarsi di tenere in piedi la sua automazione. Abbiamo messo insieme questi elementi, quindi Atlassian, Kubernetes, Docker, la parte di Artifactory e sotto ciò OpenStack. C'è un motivo molto particolare per cui abbiamo messo sotto OpenStack, perché in realtà OpenStack ad oggi ti permette di gestire il cosiddetto multilingua, cioè degli ambienti in realtà geograficamente distribuiti che però si parlano, perché loro si tentano allinearci. La logica è quella della vecchia DR, no? Giusto? Se questo qua ve lo dirà meglio lui, che è l'artefice di tutto ciò. Io inizio da sopra, cioè la parte di Atlassian. La parte di Atlassian che cosa ci dice? Che abbiamo preso come front-end, quindi clienti, la parte più semplice che c'è, cioè un service desk. Service desk, chi è che conosce Jira? Service desk, più o meno, vabbè, Jira. Per voi Jira, tu conosci Jira? Jira Service Desk non è nient'altro che mettere un portale di front-end per fare le richieste, per cui poi attraverso l'imputazione di Slack tu hai già ben configurato, ti apre un issue su quelli che gestiscono la richiesta. Quindi c'è un portale ad utenti generici, pubblico, fai la tua richiesta viene analizzata per vedere se corrisponde ad una nuova richiesta alla conference, quindi magari c'è già la risposta. Però di solito se tu devi fare una domanda, se tu un cliente ha un servizio, tu hai un servizio su web, devi fare una domanda, fai proprio il service desk e il service desk ti avrà mai issuato progetto Jira. È semplicemente un'interfaccia, un portale su cui ti permette di interazione fra l'utente generico e chi poi gestisce. E da qui sono detti, ok, comincia ad alzarti. Perché un multi-region open stack? Io adesso faccio clic clic e lui va avanti. No, a me diverte molto tutto questo per un semplice motivo. Io mi preoccupo di quegli ambienti nei quali le infrastrutture debbano girare, perché sia per i dev che per gli ops si dà per scontato, come quando schiacci il pulsante si accende la luce, si dà per scontato che gli ambienti funzionino. E ahimè, mi occupo di data center forse da troppi anni e mi sono reso conto che di fatto l'unico modo che oggi abbiamo come paradigma tecnologico di avere la possibilità che quando vi esplicate che qualcosa funzioni veramente è di distribuirlo. Si applicano le logiche semplicemente dell'assicurazione, distribuisco il rischio in modo tale da avere un impatto minore. Anzi, se facciamo le cose in maniera anche un po' più strutturata, un po' più organizzata, possiamo addirittura evitare l'impatto. Avrete sentito parlare mille volte di bilanciatori, macchine multiple di front-end, poi ci preoccupiamo del back-end, il database deve essere master slave, e dicendo. Ok, il principio è stato rendiamo fruibile, nel nostro caso, il servizio di Jira per un cliente, perché oltretutto magari è una demo, quindi ti stai giocando il cliente in quel momento,
ma lo rendiamo disponibile in maniera tale che non commettiamo l'errore di dare un nome demo alla macchina, perché nel momento in cui lo attivi e funziona e magari il cliente inizia a lavorarci, a quel punto ti ritrovi in pseudo produzione. Poi così noi possiamo farlo in tutti i modi possibili tutte le volte che vogliamo, ma di base dobbiamo sapere, uno, che funziona, dove funziona e quanto starà in piedi quel servizio. Distribuirlo è l'ottica migliore dal punto di vista sistemistico ed è il motivo per il quale allora la posizione non rappresenta la posizione del data center. Ci sono anche dei fattori che noi contempliamo in merito al discorso di sicurezza, non solo di permanenza del dato e fruibilità del dato, ma anche di sicurezza in termini di più grossi sono i data center e più c'è un fattore di rischio oggi importante per denaro services, o peggio ancora, dobbiamo anche considerare quando accentri così tanto problemi in termini di sicurezza sotto tanti aspetti, che può voler dire un problema energetico, hai delle fonti di calore, i data center hanno questo piccolo problemino, cioè una deriva di calore e spento tutto, oppure vabbè, faccio fatica, ci giro attorno, però usiamo la parola chiara, terrorismo. Quando tu accentri capacità di calcolo, devi anche considerare i rischi di danno voluto da terzi. Provate a pensare a un sistema di criptovaluta che viene attaccato a un DDoS e quella criptovaluta va offline. Magari quella criptovaluta oggi non è una criptovaluta emergente, è proprio il Bitcoin dell'eravamo a dicembre, con le fluttuazioni che c'erano. Ecco, porta offline il data center, hai perso la criptovaluta. Questo è un esempio di esercizio banale. La tecnologia oggi ci permette di utilizzare, appunto, dislocato geograficamente a una certa distanza, più è distante e meno è a rischio, quello è il principio che si applica, la fruibilità dei sistemi e dei servizi. La rendiamo semplice da raccontarsi, in realtà il framework di OpenStack rendeva disponibile questo feature, è un multi-region ed è anche un multi-availability zone, quindi all'interno della singola region, che può voler dire una country, ci sono più data center. Così è la rispondenza in termini normativa sulla permanenza del dato su un certo territorio, ma al tempo stesso è anche la ridondanza geografica sul territorio. Tacito. No, vabbè, questa parte qua, diciamo che, quindi di solito che cosa è successo? Cioè, prima di tutto che adesso c'è la grande migrazione verso la parte cloud, ma ricordiamoci che le grandi compagnie hanno ancora del ferro dentro, lo si detto, cioè ci sono ancora molte compagnie che hanno bisogno di tenere i servizi interni per 10.000 motivi, per una parte di policy, di privacy semplicemente, o perché non lo so, semplicemente perché devono ancora avere l'ammortamento di tutta la parte infrastrutturale che hanno comprato, ci sono 10.000 motivi. Quindi il multi-region si sposa molto bene anche su queste logiche. Magari io riesco a creare delle region, una parte dentro, una parte fuori, e tramite la logica dei container faccio fruire i servizi dal container dislocato nella posizione migliore che mi serve a me in quel momento. Ci sono anche moltissime aziende che sono dislocate sul territorio, quindi questa logica si fa semplicemente per ottimizzare quelle che sono le richieste in prossimità e quindi diminuire i tempi di latenza su un certo tipo di applicazioni che magari ne hanno tantissime. Renato per esempio ha avuto il caso di problemi, un progetto di streaming che è un bel problema, non si basa sul concetto di RCDN, quindi non fa content delivery, fa video delivery e fa real time globale. Per cui l'esigenza era acquisiamo la partita dell'NFL e la trasmettiamo a livello globale con un delay massimo di meno di un secondo. Questo ha comportato da parte di questa azienda, che peraltro è un'azienda italiana con founding americano, che già suona abbastanza strano però, ha comportato crearsi una rete dedicata. Non fa principi di caching distribuito, gli altri player hanno magari 3.000 POP al mondo, nel progetto sono previsti 18 POP totali e ovviamente
questo contesto la rete la fa da padrona, ma anche l'erogazione del servizio. Voi pensate a un film in 8K della durata di un'ora che viene convertito, trascodato, diventano quattro tipologie diverse di filmato, quindi risoluzione, testo, il tutto in meno di 5 secondi. Carico distribuito, semplicemente quello. Dico semplicemente perché si basa ovviamente, in questo momento sono attivi 5 poli, 2 europei e 3 americani, sulla capacità di calcolo, ma su un macro sistema che alla fine possiamo interpretare come un sistema unico. L'unica cosa è che c'è un po' di organizzazione nel definire dove devono essere posizionati gli elementi di campo più distribuiti possibile, sostanzialmente, quello è il principio. Questo è un po'. Mi aggancio a una cosa che hai detto tu prima. L'altra cosa interessante è che la componente di orchestretto, dovendo gestire N data center, può entrare in merito e gestire anche il data center del cliente finale. Quindi togli la necessità al cliente finale, presumo che sappiate cosa voglio dire, anche solo abbozzare un progetto su base OpenStack o Kubernetes, cioè fare la parte di controlli che ha dei costi importanti. Ricevere quella parte di controlli, che è una dashboard, che è un punto nel quale termino l'API che io vado a richiamare, come servizio, e mantenere l'erogato sui server in casa mia, perché magari li ho comprati 2 anni fa, cosa faccio? Butto via tutto, e aziendalmente, se parliamo di una PMI, stiamo parlando di investimenti importanti, quindi difficilmente giustificabile la VT dire adesso è cambiato il paradigma, questo servizio è disponibile on cloud, porto tutto in cloud. Ci sono anche altri elementi, digital divide, magari non riesco, tu accennavi a proximity, cioè magari non riesco ad usare tutta la mia capacità fruendola da remoto, perché a casa mia la connessione è magari è buona in termini di capacità di banda, ma induce latenza. Lo streaming e l'audio in questo caso potrebbero essere fruibili. Sì, ma anche tutta un'altra serie di servizi. Oggi ci sono tantissime aziende che hanno tantissimi sviluppatori sparsi nel mondo, ogni volta che magari non devono lavorare sullo stesso software, solo poi l'aggiornamento delle varie repository crea dei problemi. Quindi alla fine che cosa abbiamo fatto? Passiamo alla parte vera. Alla fine abbiamo fatto questa roba qua, cioè la faccina, questa è la logica. Io ho una bella faccina generata da GZS, ovviamente di GZS, quindi mi loggo sul mio portalino. Quello che vedete in blu sono semplicemente gli step che adesso vedremo. Gli step che adesso vedremo sulla parte di Jira Service Desk, quello che succede sotto sono le automazioni di cui dicevamo prima. Questo che cosa significa? Significa che l'utente semplifica in maniera sequenziale una parte fondamentalmente molto, molto semplice, cioè focalizzando l'attenzione sull'esigenza. Tutta la parte ops, sapendo qual è l'esigenza già a priori, si occupa di mantenere lo stato dell'arte di quella parte lì e quindi velocizzare la richiesta in questo caso di servizi. Mi collego, faccio la mia richiesta del tool, seleziono un tool, noi l'abbiamo fatto ovviamente per Jira, Confluence, ottimizzando quello che è, ma in realtà lo facciamo per qualsiasi cosa. Jira Service Desk, che in realtà al suo interno un motore di workflow, e questa è la parte più è la parte fondamentale. In realtà la cosa interessante è che noi siamo riusciti a sfruttare il motore di workflow di Jira Service Desk come motore per orchestrare l'infrastruttura, cioè quindi stiamo su un punto in cui c'è l'interazione utente, una logica che è il motore di workflow, e sotto interagisco per organizzare l'infrastruttura. Questa è un po' la logica che ci ha convinto tantissimo per cercare di portare e semplificare al massimo questo tipo di iterazioni. Che cosa c'è sotto questa parte qui? Quindi Bamboo attiva, tira sul container, parla con Kubernetes, che è la parte di controllo, adesso lo vediamo dal vero. Kubernetes dice a Docker attivami i container, vanno su nelle macchine, ok. Praticamente noi su Jira, per quelli che conoscono Jira, noi abbiamo semplicemente che quando abbiamo una issue
il run, la macchina è distrutta. Quando diciamo chiudiamo la issue, la macchina viene distrutta. E quindi abbiamo sicuramente una gestione molto semplice di quello che è anche i costi infrastrutturali, non solo la necessità di avere un servizio pronti via. Sotto, allora qua abbiamo cercato di sintetizzare quello che è la parte di region e di multi-region. Sotto in realtà cioè abbiamo un'infrastruttura di questa parte, cioè ogni container è una parte, è un elemento particolare del nostro software, gira, l'abbiamo scomposto in più parti. Questa logica qua te la spiega Renato, perché abbiamo introdotto un po' quello che è il concetto di VBM, cioè di Virtual Bare Metal. Uno degli aspetti più difficili da gestire in questo momento nel mondo dei container sono i fattori di sicurezza. Allora, spesso ci troviamo con clienti che dicono ok, i container però girano sulle macchine dedicate. Se la dimensione del cliente è tale da giustificare l'investimento in termini di ferro, è fattibile. Se no il progetto rischia di vacillare in questi termini. Allora l'idea qual è stata? Vista l'esperienza nel mondo IaaS legata a OpenStack e avendo già a disposizione l'infrastruttura OpenStack distribuita, abbiamo detto ma perché alla fine non creiamo un IaaS che è la macchina che sarebbe il ferro del cliente su quale girano i suoi container? Tanto non c'è una deriva di carico, anzi se la pensiamo bene diventa anche più semplice, perché noi abbiamo due cose a questo punto: possiamo spostare container, ma possiamo spostare anche l'ambiente nel quale i container girano, e questo genera non solo ridondanza ma anche bilanciamento di carico in funzione di dove mi arriva il carico. Provate a pensare a un e-commerce, una campagna promozionale mirata in Europa rispetto a una campagna promozionale mirata in America o in Cina. Io a questo punto attivo risorse e capacità dove realmente servono. Poi dietro c'è un po' di tecnologia ovviamente. Cioè. Abbiamo semplificato in questo senso. Ed è nato veramente il concetto del virtual bare metal, cioè un qualcosa dedicato al tenant X che rappresenta i suoi container, il numero di container necessari, vedremo nella slide successiva come abbiamo scomposto gira, ma gli stessi oggetti possono essere multipli, in modo tale da avere anche bilanciamenti di carico. E a questo punto girano, gira che gira, su ambienti dedicati al cliente. Ecco il concetto di virtual bare metal, che rende molto, ripeto, flessibile tutto il discorso sia di gestione che di metering e che di protezione effettivamente dell'esercizio. Okay. Non è casuale che le region sono state ridistribuite in questo modo e disegnate in questo modo, perché in questo modo rappresentano veramente quello che è il concetto di io ho un servizio che mi viene erogato su, ma è indipendente da come viene distribuito anche a livello geografico. Io ho la possibilità, come diceva Renato, di spostare l'erogazione del mio servizio su quale ferro, ovvero su quale armadio, su quale macchina fisica o su quale region più mi interessa. Quello che è stato fatto è questa roba qui, cioè nel senso, per avere senso ogni applicativo deve essere in realtà scomposto in container, perché se no non c'è neanche senso la logica di contabilizzazione, cioè nel senso che se io riesco a togliere le parti che mi interessano, che magari sono più esposte a richieste e quindi devono essere sicuramente messe a disposizione nel più breve tempo possibile, come tutti gli applicativi web, per esempio la parte di front-end è quella che viene, che viene spesso richiesta in maniera più prestante, no? E quindi se noi scomponiamo l'applicativo in modo da distribuirlo in container, posso avere ancora più maggior controllo su quello che è l'erogazione del servizio stesso. Dove è gira data center, quindi sono tre. No, non è gira data center, il bello è questo qui. È gira server. Questo è container, sì. Ma la stessa. Sì. Poi te lo dico. Il concetto è esattamente questo qui. Si può fare.
non riesce ad avere tutte le caratteristiche di Jira Data Center, non riesce ad avere le caratteristiche di Jira Data Center, ma su alcune distribuzioni di carico tu riesci a sfruttare il fatto di poter far partire dei container, soprattutto la parte di front-end, con un'installazione. Quello a cui si vuole poi arrivare, ed è, diciamo, siamo naturalmente in lavorazione, l'obiettivo a cui poi si vuole arrivare, diciamo, è completare un po' tutta la gestione, introducendo anche la parte di Artifactory, cioè quello che ti gestisce la storicizzazione degli Artifactory. Allora, adesso ci facciamo una piccola demo su cui vi facciamo vedere esattamente che cosa succede e la velocità con cui succede. Siamo collegati su un open stack, dov'è? A Milano o a Lugano? Dov'è quello? Questo è a Milano. Questo è a Milano, quindi off. Abracadabra, speriamo che ti vedi. Ce l'ha fatta. Allora, questo è quello che dicevamo prima, è il service desk a cui si collegano le persone. Siamo online, come vedete, experimentaldevops.com, bla 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 bla. Siamo su una macchina, una region a Milano. E cosa ci fa vedere Giuseppe? Un pezzo di processore, un pezzo di RAM, un pezzo di disco. Esatto. Però questo service desk che cosa fa? Vabbè, io mi collego, chiedo al mio bel Giro Service Desk la domanda classica che si fa ad un service desk, cioè voglio fare un nuovo Giro, perfetto, la description e via dicendo. Seleziono quello che è in questo caso quello che mi serve, le varie Giro nella versione che intendo tirar su, crea, lui è running. Questa è la parte di bambù che sta facendo le chiamate esattamente al nostro doppiolino che sta creando il container. Tutto. E mediamente, come abbiamo visto, è cronometrato un po' di volte. Diciamo che circa in 6-10 secondi si sì, può fare la profilazione, però va bene, attivazione del container. Esatto, però l'attivazione del container è già partita. Nel momento in cui il container parte, in realtà lui comincia ad avere, ad iniettare tutta una serie di dati. Quindi il container ci mette X per partire, Y per essere riempito, è quello che deve essere riempito, e questa è un'altra logica veramente. Veramente molto interessante, perché io posso avere in maniera distinta la gestione dei container e la gestione di quello che ci deve andare dentro l'applicativo, cioè i dati. Ecco perché si diceva sempre prima, ok, è buono per i test, è buono per le demo, perché io posso avere lo stesso container ma con dati diversi di demo a seconda di quello che devo far vedere. Posso avere lo stesso ambiente per fare un test A o un test B, perché mi cambiano i dati di test, perché secondo una di qualità, di sicurezza, eccetera, eccetera, eccetera. Giuseppe? Sì, in questo caso abbiamo selezionato una versione che non era presente nel nostro registro, infatti sta creando l'immagine e poi la salverà nel registro locale, quindi sarà disponibile per la prossima richiesta della versione 7.7.0 di Jira. Ok. Allora, l'opzione, questo qua, questa diciamo, questa logica come è nata, nel senso che naturalmente questo è un tempo che viene speso nel momento in cui tu fai una richiesta di una cosa che non hai detto. Ok? Quindi lui va alla cerca, si scarica la versione e se la installa. Ma questo è un tempo che può essere ottimizzato, quindi ogni volta che questa cosa succede la prima volta, lui si storicizza l'immagine di quello che gli serve, così alla richiesta successiva della demo fa partire già l'immagine che è presente nel GPT. Quindi i 6 secondi di partenza vengono al netto del tempo che ti serve per scaricare la versione
che hai richiesto. Siamo ok, sì. Sta avviando adesso il container. Dove lo vedi? Lì, qui. Dove? Perfetto. Ok. Allora, adesso il container è su, cioè, quindi in questo tempo qua lui hai fatto la richiesta, si è scaricato quello che gli serviva, l'ha avviato. Sì. Allora, adesso sta andando in avanti. Sì, c'è da considerare che comunque adesso si sta avviando ed è già... Allora, sono due i container che sono stati avviati. Uno per il database che è già preconfigurato, quindi non c'è la necessità di configurare l'interfaccia, l'applicativo al database, e l'altro invece è l'installation, quindi la parte del servizio reale di gira, che era un po' quello che prima diceva Paolo, la possibilità di avere più container per ottimizzare tutta la toolchain. Gira continua anche ad avviarsi. Poi diciamo che l'arte di containerizzazione diventa un po' di quello che è l'obiettivo che puoi avere nella gestione dell'applicativo. Cioè, nel slide che ho fatto vedere prima c'era una divisione a tre livelli. Questa è stata una divisione a due livelli, solo dividendo il database con la pena di congelamento. Dipende da qual è il tuo obiettivo e da qual è in realtà il tuo obiettivo. Un'altra cosa che si sposa molto bene, ne parlavamo prima, per esempio, è sull'utilizzo banalmente delle web application, quindi se tu hai un WordPress o qualsiasi cosa che possa, su cui tu puoi creare banalmente dei siti o che te lo fai tu, diventa ancora più capillare su tutti i servizi. Diventa un po' dall'architettura. Qui è già tutto avviato, devi settare quelli che sono i parametri per avviare un'installazione classica di Jira. Quello a cui siamo arrivati, che non è presente in questa demo, è iniettare già i dati, le licenze e tutti gli altri in modo da saltare anche queste parti. E vabbè, nel momento in cui adesso qua ti inserisci la licenza, cioè il tuo Jira bello flessibile. Vediamo che cosa è successo a livello di bambù e delle altre parti. Come dicevo prima, il container anche su bambù risulta avviato nel nostro registro locale. Avremo le nostre immagini salvate, infatti c'è anche la 770, non si vede, vediamo. In questo modo la prossima volta che verrà richiesta un'installazione di Jira 770, il tempo di esecuzione sarà molto minore. Okay. Allora, invece il lato Jira Service Desk, noi che cosa abbiamo? Abbiamo banalmente una issue aperta, fai vedere la lista delle issue così. Ok. Quindi noi abbiamo una issue aperta che troviamo in running, vai dentro e ci abbiamo. Vabbè, adesso abbiamo deciso di far vedere solamente questi dati, però di fatto possiamo far vedere tutti i dati che riguardano l'installazione di questo software. Qual è la cosa interessante? È che il running di questa issue corrisponde al running della macchina. Nel momento in cui io chiudo la issue, questa è la logica che abbiamo deciso di avere, distruggo la macchina. Sì. Infatti anche la build è legata alla issue proprio per tenere traccia di queste informazioni. Esatto. Perché? Perché la logica che serviva a noi in questo caso era proprio quello di avere in maniera molto veloce all'occorrenza l'ambiente con i dati che ci servivano, ma questi dati servono solo per fare delle test, quindi non hanno bisogno di permanenza, quindi basta che me li salvo su DB e li metto dentro quando mi servono. Bambù ti gestisce tutta la parte degli stati, quello schema che abbiamo visto prima, e via dicendo. Quindi questo è un po' l'obiettivo. L'ammazziamo, visto che l'abbiamo fatta nascere, la uccidiamo anche. Ok. Lui me la tratta esattamente come
la tratta esattamente come una issue, quindi metto il mio bel commentino. In questo momento siamo di nuovo sotto quello schermo, cioè nel senso con V andare a chiacchierare con Docker in questo caso, quindi nella logica Kubernetes Docker, nella logica precisa dovrebbe essere Kubernetes Docker, gli ha detto ammazzami, distruggila, lui l'ha distrutta, e io quando vado nella mia issue, la macchina qua si sta spegnendo anche il container, e qui comunque risulta chiusa anche all'utente. Esatto, e quindi la macchina risulta chiusa. Se vado a vedere la mia lista delle issue, ed è questa la parte in realtà che il lato interfaccia utente è più significativa, che so esattamente che cosa, cioè lo stato corrisponde non solo allo stato logico ma anche allo stato fisico di quello che sono in macchina. Tutto lì. Questa è un po' la semplificazione di quello. Allora, immaginate che questo sistema poi alla fine, se dovessimo pensare che i servizi ti possono servire, visto che gira dietro si porta tutta la rendicontazione di quello che fa la ICU, bla bla bla, eccetera, eccetera, anche di tutto lo storico delle macchine, ma fatto da un'interfaccia utente come service desk, quindi non c'è bisogno di vedere o andare a leggere chissà quali. Tu qua sintetizzi i dati che servono all'utente, quindi ad un commerciale del PIF, come si può fare demo, quando l'ha attivato, quando l'ha distrutta, quanto è durata, e che cosa mi è servito. La tratto come una issue, metto dentro le informazioni, sì, ok, è andata a buon fine la demo, oppure se per i dev sono andati a buon fine i test, e quindi fai rientrare questa logica di issue all'interno di quello che poi è veramente il ciclo vero di DevOps. Quindi no ops e DevOps in realtà alla fine sono due elementi per raggiungere lo stesso risultato. Volevi aggiungere? Sì, tanto che tornate sul monitor di là. Un use case che stiamo attivando, ovviamente vedendo il potenziale, rendendomi conto dei motori workflow, il salto è stato immediato dal mio punto di vista. Cioè le realtà aziendali grosse che hanno quindi nei nostri ambienti macchine di tipo IaaS, Gira mi genera il Gira dedicato a quel cliente dal quale le issue sono la creazione delle macchine. Quindi il principio è stato: trasportiamo tutto questo come motore workflow a livello di gestione multitenant degli ambienti, viene generato il tender del cliente nuovo, il tender del cliente nuovo per noi è una issue su Gira, 6 secondi dopo io ho il suo Gira, e ovviamente avrò scelto, come lui ha scelto la versione 7.7, io scelgo in base alla tipologia di cliente che mi ha chiesto un certo tipo di ambienti, il Gira che conterrà già la descrizione di ambienti dedicati al cliente, la tipologia canonica delle macchine di dimensione, un processore 2 giga di RAM, 20 giga di disco, Windows, Linux, FreeBSD, cioè tutta questa sequenza di informazioni io ce l'ho già, perché ho già categorizzato la tipologia di cliente. E normalmente quali sono? Cliente con certa capacità di macchine ha anche capacità di richieste diverse, gli dà l'ambiente che ha dentro tutto l'elenco. Cliente che ti dice ho bisogno di WordPress, bene, ti do tre versioni di WordPress e ti avanti. Esatto. Allora, scusami, un altro pezzo. Se poi quel cliente cresce, ok, distruggo e la ricreo dandogli una versione diversa. Tanto a livello di database, intanto è salvato fuori. Okay. Adesso pensate alla potenzialità che, passando da Gira Service Desk, su cui tu puoi agganciare delle logiche di knowledge, cioè di documentazione legata alla richiesta, una caratteristica di Service Desk è proprio questa, tu fai una domanda e lui ti fa la ricerca del contenuto della domanda o della tua richiesta su una parte che è conference, che fa parte della gestione dei contenuti, e ti comincia a dare le risposte. Perfetto. Mi serve un'installazione per 50 utenti perché devo fare questo tipo di test. Documentazione allegata. Che tipo di test devi fare, questo cosa, ok, le selezioni possibili sono queste. Questo che cosa significa? Che è vero che siamo ancora in una logica no ops e quindi ognuno fa, però le interazioni con l'utente rispetto al servizio dato diventano molto più efficaci. Quindi tutta
tutte le informazioni che riesce a dare a disposizione sfruttando strumenti molto potenti come Giratrice Desk, ti influiscono con tutte le interazioni che invece la parte di Ops o di DevOps insieme dovrebbero dare a livello del cliente. Ma tu gli stai portando già delle cose che influiscono sulle infrastrutture, quindi sul tipo di servizio che devi dare. Quindi questa non è una cosa banale quando si hanno dei clienti che ti chiedono servizi che magari sono strutturabili ma non sono uguali, no? Specialmente nelle fasi di test, questa è una cosa molto vera, cioè nel senso si sviluppo delle cose, devo provarle, i test sono sempre quelli ma in situazioni diverse, e quindi tu ti puoi fare la tua bella anagrafica, diciamo, tra virgolette, la esistono di test e rendere semplice non solo l'attuazione ma tutta la rendicontazione che erediti da Gira o comunque Duchenne, Sim, eccetera eccetera, e quindi la potenza anche che hai come l'analisi di quello che succede a fronte di un'azione che fai. Questo è un po' l'elemento per cui abbiamo deciso che valeva la pena investire per cercare di mergiare queste due problematiche. 5 minutes. Questo è quello a cui in versione alfa stiamo piano piano arrivando, cioè aggiungere una parte di Artifactory che serve a Per la gestione degli artefatti, quindi delle immagini, utilizzare Artifactory come repository, quindi la gestione delle immagini Docker. Si testano, l'immagine funziona correttamente, viene salvata in Artifactory e poi viene solo recuperata e non, come in questo caso, viene effettuata la build. Quindi avremo già le immagini testate funzionanti, devono essere solo eseguite. Esatto. Questo è un po' il giro che ci siamo prefissati di fare. Che ne dite? Vi è piaciuto? Non vi è piaciuto? È una roba che si sapeva, un contesto nuovo, è una roba che era stata pensata?